ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Vince la Vigor Sinigaglia in casa contro Avezzano e rosicchia altri due punti alla capolista Pineto, che però evita la sconfitta contro il Porto d'Ascoli con un calcio di rigore sul finire della partita. Quattro punti ora separano i rossoblù dal primo posto, a due partite dalla fine del campionato. Prima azione per gli ospiti, con un tiro da fuori area di Donatangelo che non inquadra la porta. All'ottavo si fa vedere la Vigor dalle parti di Coco. Tiro da fuori di Baldini, non va. Passa almeno un quarto d'ora senza sussulti, poi un guizzo dalla destra di Cheriota, cross, ma la difesa degli abruzzesi spazza via ogni pericolo. Al 25esimo bordata di Bartolini, palla in corner. Nei minuti di recupero del primo tempo, punizione della Vigor, palla in aria, ma i padroni di casa non finalizzano. Nella ripresa Sinigaglia subito avanti, cerca insistentemente il gol. Al quinto palla insidiosa in aria, per un soffio Pesaresi non ci arriva di testa. All'11esimo colpo di testa schiacciato di Baldini, fuori. Dopo un minuto ancora rossoblù avanti, Alessandro Pesaresi, subentrato dalla panchina, va vicino alla rete, che arriva al 18esimo con Marini, che colpisce di testa in aria di Avezzano e la infila nel sacco. Vigor in vantaggio, inizia la girandola dei cambi, per l'Avezzano entra De Almeida, fuori Biancardi, la Vigor fa entrare in campo Mori per Tomba. Ma il risultato non cambia. Vigor 1, Avezzano 0. I rossoblù domenica prossima ospiteranno la San Benedettese. Avezzano in casa contro Trastevere. Noi dovevamo guardare veramente tanto in casa nostra. Dovevamo cercare di vincere a tutti i costi, come ormai ci capita, per poter continuare a coltivare questo sogno, vincere sempre, sempre. E contro squadre come l'Avezzano, così organizzate, non è veramente difficile.